vuol disfarsi ormai Pierino dell'odiato burattino, divorato dalla bile, giù lo scaglia nel cortile. Nel cortil, con gran fracasso, stan battendo un materasso. Cadde il pupo sulla lana, e tra quella si rintana. Già di lana ben pulita, viene la fodera riempita. Con la lana, o sfortunato, il pupazzo fu insaccato. Vuol Pierino in van dormire, ma non può, né sa capire che ci sia dentro al suo letto, che gli sembra un po' duretto. Si direbbe che c'è un sasso proprio in mezzo al materasso. Con le forbici vuol Piero or risolver quel mistero. E la fodera tagliato, e la lana rovesciato, l'avvorrito burattino si presenta e fa un inchino. Antonio Rubino ai primi del Novecento raccontò praticamente l'infanzia della Belle Époque italiana sul Corriere dei Piccoli. Fu un autore prolifico e molto attivo, non solo sul Corrierino. Un tratto morbido, dai colori allegri, in grado di trasmettere un crescendo emotivo nel giro di poche vignette. I suoi ragazzi d'inizio secolo vivevano in un mondo in bilico tra reale e fiabesco, seguendo un canovaccio di tormentoni commentato dalle allora consuete didascalie in versi ottonari. Pierino, nella sua solarità di bambino borghese dei primi del Novecento, aveva un retrogusto da storia del terrore. Oggi potrebbe ricordare il meccanismo di una creepypasta. C'era questo Pierino, ragazzetto di buona famiglia, che in ogni avventura tentava di sbarazzarsi di un pupazzo chiamato l'orribile Burattino, un giocattolo veramente brutto e dall'aspetto sinistro. Non si poteva fare a meno di dar ragione a Pierino e ci si chiedeva chi avesse avuto il cattivo gusto di regalarglielo. Il problema era che il burattino alla fine di ogni storia tornava sempre. Si poteva provare a bruciarlo, a gettarlo nel fiume, a regalarlo. Non c'era sorte. Pierino se lo ritrovava davanti nel modo più traumatico possibile. Un antesignano di certi mostri del cinema horror moderno, se vogliamo, oppure la metafora di un familiare antipatico, ma del quale non puoi liberarti. Lola e Lalla seguiva uno schema più classico e un po' più melenso. Avevamo queste due bambine, una benestante, sempre in tiro, Lola, e un'altra, Lalla, molto più modesta, sempre con lo stesso vestito umile. La cornice era questa. Lola sfoggiava i suoi abiti da ricca e faceva puntualmente un dispetto a Lalla, che casualmente finiva con il ritrovarsi vestita in modo più elegante della rivale, spesso agghindata con cose assurde, i fiori caduti da un albero, delle farfalle variopinte, persino un misto di miele e pasticcini caduti da una tavola che formavano abiti principeschi ed eccentrici. Vatti a nascondere, Carmen Miranda! Barbacucco spostava un po' l'attenzione. Avevamo una coppia di giovanissimi contadini, Carolina e Pippotto, ma il vero protagonista era il caprone e Barbacucco, appunto, il cui unico sport era prendere i due ragazzi a cornate, finendo sempre col farsi male e regalando involontari vantaggi ai suoi bersagli. Il simbolo di un male rassicurante che finisce sempre col causare del bene. Quadratino, invece, aveva un impianto molto più didattico. Alla zia dimenticata, la dispensa spalancata. Quadratino di soppiatto, d'entra lesto come un gatto. Ma mentre si dà vorace a mangiare in santa pace, fra se stessa la zia pensa, non ho chiuso la dispensa. A richiuderla s'affretta con due giri di chiavetta. Resta il bimbo prigioniero in quel luogo nero, nero. Attraverso un finestrino cerca scampo Quadratino e ad agin pel foro angusto fa passar la testa e il busto. Ma lo sforzo gli è fatale, la finestra esagonale gli ha fornito i connotati di un poligono a sei lati. Fatto esagono esadonta, ma la mamma giunge pronta e pian piano con gran cura gli ridà l'inquadratura.
Quadratino era l'odissea di un bambino dalla testa quadrata e contento di esserlo. La sua famiglia erano mamma geometria, nonna matematica e zia trigonometria, e le sue storie portavano la testa di Quadratino a cambiare fisicamente forma, diventando un mostro dal suo punto di vista, con una testa tonda, triangolare, trapezoidale. In sostanza, Quadratino andava alla scoperta di tutte le figure della geometria piana e i bambini del tempo in età scolare con lui, fatta salva la possibilità di una riquadratura finale. Quello dei bambini di Antonio Rubino era un mondo in cui alla fine tutto quadrava.